Ciao a tutte ragazze e bentornate sul canale. Allora, spero di essere a fuoco, mi sembra di sì. Oggi siamo qui per parlare dei miei prodotti finiti. Allora, siccome a volte quando guardo i finiti di qualcuno, ce ne sono talmente tanti che davvero uno perde il controllo, non si capisce più niente, si distrae perché magari viene un video lunghissimo, allora ho deciso di selezionarli 5 alla volta, quindi ogni volta magari che vi faccio i prodotti finiti ve ne seleziono 5 alla volta, anche perché poi fondamentalmente non è che io finisca prodotti a raffica tre quintale, quindi comunque ci vuole tempo per finire i prodotti, quindi se me ne faccio 50 insieme è un casino, magari ve li divido in 2-3 video, ma è anche più indirizzato per voi, insomma, lo seguite più, penso, piacevolmente. Quindi andiamo a vederli nello specifico. Partiamo con il primo, che è un prodotto che si ingerisce, quindi è per la cura dall'interno, se così possiamo dire, perché si tratta dell'integratore alimentare con estratto acquoso di foglie di betulla di Weleda, non so se si pronuncia così, che è questo marchio appunto biologico che sicuramente conoscerete, che troviamo comunque nei supermercati bio come Naturasia ad esempio. Io l'ho ricevuto nella mia bio box dello scorso mese, sì, più o meno un mesetto fa, e quando l'ho ricevuto sono stata molto contenta perché le proprietà principali di questo tipo di prodotto sono quelle di drenare, di purificare, di aiutare a pulire, a pulirci, diciamo andando a fare la pipì e così via, quindi ci aiuta in questo senso e appunto fa molto bene al nostro organismo. Questo qui in particolare si consiglia di utilizzare un cucchiaio da 10 ml 2 volte al giorno, quindi in tutta la giornata solo 2 cucchiai, in tisana, succo di frutta oppure acqua. Allora, il sapore alla fine, ragazzi, vi dico la verità, è cattivo, ma non più di tanto, perché alla fine è comunque un estratto di una pianta, quindi come se fosse un tè molto amaro. Sapete, quando fate il tè magari d'inverno, poi non ve lo bevete ed è freddo, magari non usate dolcificante né niente, e quindi c'è un saporaccio, ma quel sapore lì, quindi nulla di che. Quindi, non volendolo prendere con l'acqua, essendoci scritto col succo, l'ho preso nel succo d'arancia. Io e mia sorella, già ve l'ha detto lei in un video, qualche volta magari se vi va fatemelo sapere nei commenti, se vi va di vedere anche magari i prodotti che vi consigliamo, che troviamo sul mercato, che sono buoni, sono davvero ottimi prodotti, fanno anche bene, come ad esempio questo succo qui, che è un succo che compriamo da Lidl, magari metto una foto qui. Dicevo, è questo succo di Lidl 100% arancia, quindi sono arance spremute, che quindi è ottimo perché a volte davvero, cioè sì, la spremuta, uno dice vabbè, facciamo una spremuta, a parte che le arance non ce le abbiamo sempre, poi comunque davvero non c'è niente, nessun colorante, nessun tipo di cosa, infatti bisogna conservarlo in frigo e la durata, vi devo dire, è anche lunga, perché noi l'abbiamo tenuto, lo teniamo un po' di tempo comunque in frigo ed è ottimo. Comunque, tralasciando tutte queste digressioni, lo utilizzavo appunto all'interno, questo cucchiaio all'interno di un bicchiere di succo di arancia, e l'ho adorato perché non si sentiva proprio, alla fine, cioè il succo d'arancia comunque ha un sapore forte, quindi l'ho usato in questo modo. Mi sono trovata bene, nel senso che, cioè, mi piaceva, ecco, a volte è più il pensiero di prendersi cura di sé, perché poi non è che sono andata a vedere, non avevo più la cellulite magari, cioè se no ve lo consigliavo, ve lo non so, avrei fatto sponsorizzazione per tutta la città, cioè mi sembra ovvio, però comunque ecco, è bello prendersi cura di sé magari con questo tipo di integratori, queste accortezze che ovviamente non devono andare da sole, ma poi dobbiamo bere anche, bere tanta acqua, magari non beviamo, poi ci abbiamo un integratore che drena e siamo a posto, no? Quindi questa è una cosa in più, è una coccola, però deve essere accompagnata da tanto altro, ovviamente. E poi ecco, non avendo mai provato una cosa del genere, sono stata poi subito portata a comprarne un altro, infatti poi quando lo finirò, l'ho quasi finito, ve lo farò vedere, però è di un altro marchio che l'ho comprato in negozio biologico, poi ve lo mostrerò anche quello. E quindi niente, è un prodotto che io consiglio di provare, perché davvero può essere appunto un integratore per migliorarci, eccetera, farci stare ancora meglio. Allora, andiamo col secondo prodotto. Questo prodotto l'ho acquistato al Todis, che è un supermercato, un discount, e anche lì troviamo un sacco di cose di ottima qualità, perché fanno parte proprio di un marchio bio. Questo marchio in particolare si chiama Nuvance, se lo pronuncio bene, e nello specifico questo è un burro corpo nutriente con bio burro di karité e bio burro di Bassau, 95% di ingredienti di provenienza naturale. È questo appunto burro corpo che ha all'interno 250 ml di prodotto,
per un costo di 3-4 euro, quindi sotto i 5 euro. C'è ancora il meraviglioso odore, che è un odore delicatissimo, quindi perfetto per chi non adora quegli odori forti, per chi vuole un prodotto sì cremoso, burroso, ma leggero sulla pelle, che si assorbe subito. E mia sorella lo utilizzava in palestra, lei ne ha comprato un altro, già ha cominciato a utilizzare quello nuovo, e quest'altro, sempre questo, è lo stesso. Io invece adesso sto provando un altro, adesso anche quello stupendo, ve ne parlerò poi. E come vi dicevo, quindi è veramente fantastico perché è nutriente, è leggero, si assorbe subito. Vi dicevo, ecco, in palestra, perché appunto poi ci rivestiamo, a me le cose azzeccose, scusate il mio cagnolino che abbaia, sarà tornata mia sorella. È fantastico, davvero ve lo straconsiglio, e appunto lo troviamo da Todis, e davvero da un po' di tempo a questa parte nei supermercati, nei discount, si trovano questi marchi fantastici che sono a livello di quelli proprio conosciuti, perché poi sono proprio bio e tutto quanto, e costano anche un prezzo davvero conveniente, quindi ve lo consiglio. Io questo l'ho scoperto, ho iniziato ad utilizzare questo marchio utilizzando la crema di questo, ma la crema non ce l'abbiamo, mi sa che abbiamo buttato il flacone, comunque c'è la crema anche, praticamente è un po' più leggero di questo burro, più leggera di questo burro, e me la fece provare un'amica, Federica, che saluto, in vacanza. Mi piacque molto perché leggera, biologica, molto che si assorbiva subito, con un odore sempre delicato come questo. Quindi andateci, perché ci sono un sacco di cose veramente interessanti. Vabbè, fanno anche di questo marchio lo struccante, le salviette, il latte detergente, le creme, davvero consigliato. E quindi questo era il secondo prodotto finito. È promosso, ecco, perché poi uno deve dire se è promosso o no dei prodotti finiti, e manca a farlo apposta, adesso ce n'è uno che non promuovo. Allora, il prossimo prodotto è di Sobioetic ed è l'idra aloe vera, lozione micellare pulente, nettoyant, c'è scritto in francese. Allora, di cosa vi sto parlando? Quindi di un'acqua micellare della Sobio, questa qui è all'aloe vera. Ragazze, io non ve la promuovo questa perché non mi è piaciuta, l'abbiamo finita a fatica, l'ha utilizzata mia sorella per pulire il viso, perché in realtà io, ma poi c'ho pure un odore un po' forte, non mi piace, vabbè, l'ha utilizzata mia sorella sul viso per finirla, perché io l'avevo comprata nel periodo in cui ancora tendevo ad utilizzare, a voler utilizzare le acque. È venuta Gisellina, vieni Gisella. Vieni Giselle, fatti vedere, buonasera, dicevo, ora sei venuta a trovarmi, è venuta tutta correndo. Comunque, aspetta, vediamo se a Giselle piace, sicuramente a Giselle piace, che nel fare gli odori le piace un sacco. Tieni, vediamo l'odore, è un po', non le piace tanto, perché è un po' penetrante. Comunque, vai amore, vai a giocare. Comunque questo prodotto qui, vi dicevo, non l'ho adorato perché non strucca per niente. Ah, io l'avevo comprato nel periodo in cui volevo utilizzare comunque acque micellari eccetera per struccare prodotti waterproof sugli occhi, come il mascara, come sapete tutte le mie tiritere col mascara waterproof. E niente, praticamente mentre l'acqua micellare di la nostra fantastica acqua micellare che utilizziamo sempre, che non mi ricordo come si chiama, vabbè, Bioderma, ecco qua, della Bioderma, quella lì è fantastica, però ovviamente con un mascara waterproof, un'acqua così leggera e tutto quanto, ci stavi 25 ore, praticamente ti scartavi l'occhio. Quindi dissi, adesso voglio provarne una, visto che comunque non trovavo qualcosa con un buon inch eccetera per quanto riguarda lo struccaggio del waterproof, cioè, quindi avrei dovuto prendere qualcosa di bifasico, però volevo continuare a vedere se l'acqua fosse adatta, perché comunque mi trovavo benissimo con l'acqua micellare quando non utilizzavo il mascara waterproof, perché struccava alla perfezione qualsiasi cosa, appunto tranne il mascara waterproof, perché quello non strucca niente se non roba oleosa e roba fatta proprio bene bene. Vabbè raga, mi sto dilungando tantissimo, ecco. Allora, e quindi dissi, vabbè, proviamo, senza portarvele per le lunghe. Bruciava tantissimo l'occhio, non struccava un cacchio, quindi tenevo il mascara là come l'avevo messo, e non mi è piaciuta, cioè veramente un odore un po' troppo forte, davvero non struccava un cacchio, non mi è piaciuta per niente. Magari per chi si trucca stra poco, per gli occhi, ma non tanto, ve l'ho detto, perché comunque mi bruciavo, forse io stavo tanto perché appunto non si toglieva il mascara, però bruciavo, quindi neanche, al massimo per il viso, ma comunque non mi è piaciuta. E prossimo prodotto invece, che è stata poi la mia salvezza, il mio prodotto mastero per quanto riguarda invece
questo periodo, gli ultimi periodi, quando l'ho scoperto, per struccare appunto gli occhi e il mio mascara waterproof che non si leva manco con le cannonate sono, è proprio quest'acqua micellare della Garnier, questa bifase, che ha una diciamo tre quarti di acqua appunto trasparente, e poi c'è una piccola parte in cui abbiamo l'olio. La shakeriamo prima di andare ad utilizzare, è fantastica, leggerissima, non brucia l'occhio assolutamente e mi strucca alla perfezione qualsiasi cosa, anche il mascara waterproof più resistente. Ovviamente stiamo un attimo all'inizio e poi veramente vi strucca alla perfezione, io la adoro, ve l'ho fatta vedere tante volte, l'ho finita, questa è la seconda che finisco, mi trovo davvero bene, è un prezzo comunque ottimo, sei su 3-4 euro, quindi davvero sono 400 ml di prodotto, io la stradoro e davvero da quando l'ho provata non compro altro, niente, sto comprando a raffica. E poi comunque, no, comunque tre quarti di acqua micellare, quindi delicatissima, ovviamente non avendo un buon inci, nel senso non la vado ad utilizzare sul viso ma solo per quello struccaggio proprio forte degli occhi. Andiamo con l'ultimo prodotto è un bagno doccia che ho ricevuto anche questo nella bio box di mesi fa, perché questo è un bagno doccia appunto del marchio La Saponaria, l'ho ricevuta mesi fa e l'ho finito un po' di tempo fa, l'ho messo qui, vi ho detto lo faccio vedere alle ragazze come prodotto finito. E questo prodotto qui in particolare ha l'odore di calendula, salvia e lavanda. E ragazzi, allora è un ottimo prodotto, delicato, perché utilizza appunto saponi bagnoschiume biologici, veramente delicato, leggero, pulisce bene, insomma perfetto, fantastico. State attenti nel senso a scegliere il profumo, perché comunque odoratevi, non lo so, io ve l'ho ricevuto, però magari può non piacere, ad esempio a me all'inizio sono rimasta un po' scettica, perché avendo la salvia, la lavanda, un po' degli odori penetrantini, un po' intensi, che non mi fanno impazzire, però utilizzandolo mi sentivo veramente pulita, questo odore mi dava un senso di pulito, di fresco, quindi comunque mi sono trovata benissimo ad utilizzarlo alla fine. E ci ho messo anche un bel po', nonostante sia di 200 ml, ci ho messo un sacco a finirlo, e appunto lo utilizzavo in palestra, quindi l'ho utilizzato per un sacco di tempo, perché ogni volta che facevo la doccia praticamente, però ne bastava comunque poco, io mi sono trovata bene, quindi non, né lo promuovo né lo boccio, insomma un sapone, un bagno doccia che insomma ho utilizzato, è andata bene così, non è che lo ricomprerei, soprattutto in questo odore che non è che il mio odore preferito, però comunque posso dire che mi sono trovata bene. Ecco ragazze, i miei prodotti finiti, quindi questi 4 qui, questi 5 qui. Io, questi 5 prodotti qui, tutti diversi l'uno dall'altro. Io spero che questo video possa esservi utile, vi possa dare degli spunti, ecco, per consigli per gli acquisti. Fatemi sapere se anche voi avete provato qualcuno di questi prodotti, se avete dei prodotti da consigliarmi come sempre, insomma, tutte queste cose qui, queste informazioni che possiamo scambiarci. Io vi ringrazio per aver guardato il video e spero che vi sia piaciuto. Se è così, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale se non lo siete già. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video.